Allora, mister Iannaccone di Legal Sabriglia, seconda partita consecutiva in casa contro una grande del girone, ancora grandi emozioni, ancora dove c'è l'Eagles c'è spettacolo, quello è assicurato. Ah, quello è sicuro, chi viene qui, come ti già ho detto l'altra volta, si diverte, perché vede, poi oggi quando c'è di fronte un oratorio come una bella squadra organizzata come la nostra, si gioca bene, però oggi i miei ragazzi veramente hanno fatto vedere un grande forza. Io ho il rammarico di questa classifica che non ci dà giustizia assolutamente, perché i ragazzi è un anno che giochiamo così e non raccogliamo quello che meritiamo. Oggi chi è venuto qui un'altra volta al Meucci ha visto una grande futsal d'Aprilia, un grande calcio, e scusa se lo dico, ma penso che oggi veramente meritavamo la vittoria, perché abbiamo dominato tutta la partita, sbagliare un calcio di rigore, voglio dire, però il gioco del calcio, il futsal è bello per questo, fino alla fine. Ma noi non molliamo, come ho detto l'altra volta, fino alla fine l'Eagles continuerà a volare e il secondo posto lo otterremo fino all'ultima partita, questo è poco ma sicuro. Fatto sta che però oggi, tornando un po' alla realtà, si doveva vincere per forza. Sì, si doveva vincere, ma dobbiamo sempre fare i conti con l'avversario, indubbiamente, e certo, l'avversario viene, gioca, poi è un oratorio, cosa manca? Forse una piccola bacchetta magica che quando la palla gira davanti alla porta dovrebbe andare in porta. Oggi il portiere è il migliore in campo dell'oratorio, ha fatto 30 parate stupende, ha parato il rigore. La mia squadra, non lo so, forse è un pizzico di convinzione in più, di essere convinti proprio al 100% di essere forti, di essere una bella squadra, perché poi la giochiamo con tutti. Però vabbè, dai, è il primo anno che sono qui ad Aprilia, e perciò dopo 2-3 anni di C2 con Lazio Lavini, il primo anno ad Aprilia, sono soddisfattissimo di questo Eagles Aprilia che mi segue e gioca come vogliamo noi. Perciò va bene, come primo anno soddisfatto. Poi se arriviamo secondi... Cittadina di Oratorio che riesce a portare a casa un punto importante su un campo difficile come quello dell'Eagles Aprilia. Buonasera, sì, questo è un campo abbastanza ostico. Loro sono una squadra che ha un ritmo abbastanza alto, una buona compagine, giocano bene, sono compatti, e quindi diciamo che tutto sommato il risultato, per quello che abbiamo visto in campo, è forse il risultato più giusto, insomma, il pareggio. E dispiace un pochino per come è maturato, perché eravamo in vantaggio, ad un certo punto pensavamo di riuscire a portare a casa l'intera posta, così come è avvenuto all'andata, invece abbiamo subito un pareggio veramente negli ultimi istanti di partita, insomma. Peccato. Un peccato anche perché nel momento di maggiore pressione dell'Eagles voi eravate riusciti a ritornare sul +2, subito dopo il gol, però ha preso subito il 3-2, sì, anzi stato, il gol che ha accorciato le distanze. È stato un attimo, abbiamo fatto il 3-1 e subito dopo abbiamo preso il 3-2, per cui forse è lì che magari avremmo dovuto tenere un pochino di più per cercare di allungare la partita, insomma, e portare in porta il risultato. Una squadra che mostra comunque un grande carattere anche quando va sotto pressione contro una buona squadra, contro la Liga. Sono stati quasi sempre in pressione e noi a tratti l'abbiamo fatta, siamo usciti abbastanza bene e siamo riusciti a sfruttare quelle poche occasioni. Una cosa mi preme, fare i complimenti ai ragazzi che in inferiorità numerica sono riusciti a difendere per 2 minuti senza subire gol e concedendo pochissimi tiri agli avversari. Questo è segno di concentrazione, di determinazione e di abnegazione in mezzo al campo e sacrificio per i compagni. Mantenete comunque il secondo posto, era importante questo punto, sì, per rimanere in scia. Sicuramente il fatto di non aver perso punti, diciamo, comunque aver preso punti su questo campo è una buona notizia, perché rimaniamo ancora secondi da soli e con una partita da recuperare, però come dico sempre io, i conti si fanno alla fine, pensiamo partita per partita e poi alla fine tireremo le somme, chi sarà stato più bravo avrà meritato di vincere il campionato, arrivare secondo, terzo, insomma. I punti che si guadagnano sul campo sono quelli che a fine stagione si sono meritati.